Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato a IOKIS. Mi presento, sono Giorgio Garzino, mi occupo di formazione all'interno del catalogo. Vi voglio ringraziare appunto per la partecipazione in questo momento che, grazie magari alle belle giornate, uno ha un po' di attività esterna, quindi vi ringraziamo sicuramente. Prima di iniziare col webinar stesso, voglio darvi alcune informazioni di carattere generale riguardo l'applicativo GoToWebinar da cui siete collegati e attraverso il quale potrete anche farci delle domande. Purtroppo, dato l'alto numero di partecipanti, non è possibile intervenire tutti quanti a voce, ma potrete inviarci direttamente delle domande in due modalità. Per chi è collegato da PC è sufficiente cliccare sulla freccettina rossa in alto a destra sulla dashboard e dalla sezione domande potrete scrivercele e il nostro team vi risponderà. In egual misura, invece, per chi è collegato da dispositivo mobile, quindi quali tablet, cellulare, potrete dalla iconcina punto interrogativo, cliccandoci, scrivere la domanda e anche lì vi risponderemo. In base al numero di domande, se riusciamo, cercheremo di rispondere quindi a tutti quanti direttamente. Eventuali domande non risposte, proprio perché, dato l'alto numero di partecipanti, ci avrete una risposta il giorno successivo, quindi domani con tutto quanto. Abbiamo messo anche a disposizione una serie di documenti, okay, che potrete scaricarvi per tutta la durata del webinar, cliccando direttamente dall'area download per chi è documenti, per chi è collegato da PC. Mentre dall'iconcina direttamente sull'opzione per chi è collegato da dispositivo mobile. E vi ricordo che questo potete farlo fino a quando il webinar è attivo. Una cosa molto importante, anche durante il webinar vi faremo qualche semplice sondaggio, così diciamo conoscitivo anche per insomma, poter conoscerci meglio per questo argomento. Siete invitati a rispondere cliccando sull'opzione che ritenete più opportuna e pertinente. È un webinar dal vivo, come avete visto, se ci fossero problemi di disconnessione dovuti a problemi di banda. È sufficiente che riclicchiate sul link che avete ricevuto nella mail di promemoria, anche di invito, e sarete automaticamente immessi nel nostro webinar. Direi che possiamo iniziare. Durante questo percorso sarò accompagnato da un collega, Pietro Del Din. Buongiorno Pietro, col quale illustreremo i vantaggi di Buonasera IOKIS. Ciao Pietro, buongiorno a te. Che a tutti. dici? Prima di iniziare spieghiamo qualcosettina? Sì, allora, come vedete nella slide, parliamo un attimino di Premiati. Cos'è? È il programma di raccolta punti dedicato ai clienti professionisti. È la prima volta che Urmet lo propone, ed è attivo già da febbraio. E in meno di 2 mesi ha già avuto 1.200 clienti che si sono registrati e hanno iniziato quindi ad accumulare i punti. Quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato. E come hanno fatto? In realtà è molto semplice. Si scarica l'applicazione da qualsiasi tipo di telefono, si scarica l'applicazione Urmet Premiati e quindi si fa la registrazione. E a questo punto, ogni volta che acquisto un prodotto Urmet che rientra tra quelli presenti nel catalogo Premiati, faccio la scansione col telefonino del QR code. E così inizio ad accumulare punti in automatico. Quindi tra i prodotti, per fare un esempio, che rientrano nella promozione, ci sono ad esempio i kit villa, quindi sono prodotti, codici che un installatore usa normalmente e quindi è abbastanza facile accumulare questi punti. Comunque sull'applicazione troviamo sia i prodotti che partecipano a Premiati e sia i premi che si possono ottenere in base ai punti accumulati, ci sono varie fasce e tipologie. E anche nel magazine, quello nuovo che è stato distribuito, c'è il logo della Premiati e quindi sapete subito se quel prodotto lì fa parte della promozione. E a questo punto, bene, facciamo un sondaggio iniziale per iniziare. Ecco, così ci conosciamo un attimino. Allora,
Sondaggio, conosci Jokis? Sì, lo conosco e lo uso. Sì, lo conosco, ma non lo uso. No, non lo conosco. Allora, adesso diamo un po' di secondi così per rispondere alla domanda. In questo caso non c'è una risposta giusta o sbagliata, quindi si può andare abbastanza tranquilli. Ecco, Giorgio, quando vuoi tu Ok, va bene, chiudiamo sì, direi che sondaggio. hanno risposto praticamente tutti, quindi possiamo chiuderlo. Vediamolo Ok, insieme. ecco, allora sì, lo conosco, sono il 54%. Sì, lo conosco, ma non lo uso, 33%. No, non lo conosco, 13%. Diciamo che abbiamo una percentuale altissima che comunque conoscono il prodotto. E comunque alla fine di questo webinar sicuramente scopriranno anche loro delle cose nuove assieme a noi. Ecco, ripasso la parola a te, Giorgio, e ci sentiamo dopo. Ti ringrazio, grazie Pietro. Quindi abbiamo visto dal sondaggio che una buona parte di voi ha avuto modo di utilizzare anche Yokis, molti ne hanno già sentito parlare, una piccola parte ancora non lo conosce, vediamo se riusciamo a convincerli a entrare nella famiglia Yokis. Perfetto, allora quando si parla di Yokis ormai è diventato una soluzione per quanto riguarda la smart home. In quanto ci permette di controllare delle tapparelle, ok, ci permette di gestire l'illuminazione, ci sono due moduli in questo caso, solo due, quindi due moduli per gestire tutte quanto, quindi le varie tipologie di illuminazione. Abbiamo un modulo intelligente, multifunzione, che in base alla programmazione che gli inseriamo, possiamo lavorare in modalità impulsiva, in modalità bistabile, temporizzata, quindi a seconda di dove lo colleghiamo e cosa vogliamo attuare. Abbiamo moduli dedicati quindi a questo punto anche all'automazione, okay? Un modulo dedicato chiamato MAU, che se collegato a una centrale di automazione che oltre ad aprire e parzializzare un'apertura, mi permette anche di ricevere lo stato del cancello, se il cancello restituisce queste informazioni. Ma possiamo anche utilizzare direttamente il nostro modulo multifunzione. Immaginiamo di programmare in modalità impulsiva. Chiude di mezzo secondo, collegato alla centrale, mi dà il comando di apertura. L'integrazione e l'evoluzione di Yokis chiaramente è anche permessa da cosa? Dalla possibilità di controllare tutto quanto anche da smartphone. Questo avviene utilizzando un dispositivo che è lo Yokis Hub, che in realtà è un gateway, un'interfaccia internet radio. Siamo entrati nel campo della termoregolazione grazie al cronotermostato. Abbiamo integrato anche di recente i sistemi di antintrusione, quindi con la centrale Zeno, quindi con la centrale filare, o meglio radio, okay, che ci permette appunto di evitare tutti quei problemi legati alla parte filare, quindi lavori di ristrutturazione, non abbiamo possibilità di passare canaline, con i dispositivi radio riusciamo a fare anche un impianto. Abbiamo integrato oltretutto sistemi di videosorveglianza. A tutta la gamma di telecamere smart, che sono delle telecamerine wifi, che quindi l'ideali per essere aggiunte in quelle abitazioni dove andiamo a inserirci dopo che i lavori sono stati già realizzati. È compatibile con cosa? Anche gli assistenti vocali, quindi oltre a poter comandare i moduli Yokis da pulsanti locali, da telecomandi, da smartphone, anche attraverso dei comandi vocali. L'integrazione di Yokis poi pian piano sta procedendo e in quanto anche all'interno della videocitofonia, anche in quell'IP più evoluta, abbiamo la possibilità di effettuare dei comandi. Il focus di oggi verte invece sulla novità reale che è in uscita in questo momento, ossia la possibilità di gestire un controllo carico. Quindi con l'uscita di un modulo, di una centralina, ci permetterà di fare tutto quello che è le principali funzioni di un sistema di controllo carico. Li vedremo insieme. Prima di entrare nel dettaglio, voglio praticamente farvi una piccola, diciamo, panoramica delle principali differenze tra la domotica smart di Yokis e una domotica tradizionale. Quindi analizzando proprio brevemente una carrellata delle differenze per quanto riguardano i collegamenti, la programmazione dei dispositivi, l'alimentazione, l'integrazione eventualmente di sistemi di terze parti o anche dello stesso brand e eventualmente di anche un minimo per quanto riguarda il collegamento. Collegamento in un sistema di domotica tradizionale sicuramente richiede un bus dedicato, quindi tipicamente è una tipologia di
di domotica andiamo a realizzare quando ci sono lavori di strutturazione, perché dobbiamo prevedere canaline. Per quanto riguarda invece gli OKIS, noi sfruttiamo l'impianto esistente, ma possiamo anche sfruttare soprattutto cose nella gamma wireless, direttamente un bus radio, quindi la comunicazione tra un modulo e l'altro non richiede una parte cablata, ma semplicemente attraverso un bus radio. Per quanto riguarda la programmazione, in domotica tradizionale andiamo ad agire fisicamente a seconda della tipologia del brand, o su dei ponticelli, o su dei deep switch, o su un software magari installato su un PC. Per quanto riguarda gli OKIS, la programmazione invece è veramente semplice, c'è la modalità semplificata che possiamo direttamente fare da un comando locale collegato al modulo che ci interessa, oppure assistita attraverso un tablet con l'applicazione dedicata agli OKIS Pro, quindi dedicata al professionista. L'alimentazione, normalmente quando si introduce una domotica tradizionale occorre un alimentatore di sistema dedicato, quindi anche con il vincolo che se si guasta quell'alimentatore dedicato alla domotica mi si blocca tutto l'impianto di domotica. Per quanto riguarda gli OKIS non c'è bisogno di alcuna alimentazione dedicata, in quanto ogni modulino OKIS in realtà è un modulo, chiamiamolo relè, per carità intelligente, alimentato direttamente dal 230 volt della tensione di casa. Per quanto riguarda invece l'integrazione con sistemi terze parte, normalmente in un sistema domotica tradizionale l'integrazione viene all'interno di sistemi proprietari, quindi sistemi chiusi, difficilmente troviamo aperture verso sistemi di terze parti. Nel nostro caso gli OKIS è un sistema totalmente aperto, stiamo parlando alla fine di relè intelligenti dove ci sono contatti in scambio e quindi è un sistema totalmente aperto, integrabile con dispositivi di qualunque tipologia. Infine, per quanto riguarda i limiti impiantistici, dobbiamo tenere in considerazione quando si fa la progettazione di impianto in domotica tradizionale che la lunghezza delle tratte e i dispositivi collegabili sicuramente devono rientrare nelle casistiche e nell'attenzione che il progettista deve avere. Per quanto riguarda gli OKIS, invece, limiti impiantistici non ce ne sono, abbiamo un bus radio, ok, oltretutto il bus radio funge da repeater, quindi anche a distanze molto elevate è sufficiente interporre un modulino a metà strada che fa da rilancio. Ricordo che tra un modulino e l'altro OKIS, vedo che molti di voi l'hanno già utilizzato, quindi sicuramente conosce questa prerogativa, è molto importante la funzione di repeater. Possiamo arrivare fino a 250 metri in campo aperto, per distanze maggiori è sufficiente mettere un modulino a metà strada che mi rilancia il segnale di altri 250 metri. Rilanciando svariate volte riusciamo a fare anche grandi distanze senza perdita di segnale e di soprattutto di comandi. Vediamo un attimino, insomma, di focalizzarci anche su i moduli che noi chiamiamo magari in maniera semplice, semplificata, moduli tapparelle. In realtà è un modulino compatibile con le tapparelle, le principali tapparelle a 230 volt, quelle che funzionano a 3-4 fili, quindi dove c'è la fase e poi c'è il comando di salita e di discesa. Ma in realtà non è solo un modulo dedicato alle tapparelle, possiamo comandare delle persiane elettriche, possiamo comandare delle tende da sole, possiamo anche comandare delle veneziane, quindi tutto ciò che richiede un comando di apertura, chiusura, quindi salita e discesa, di azionamento, è compatibile con i nostri moduli chiamati tapparelle. Per quanto riguarda invece i moduli dedicati all'illuminazione, tutto questo viene risolto alla fine con due semplici modulini. Un modulo relè, come dicevamo prima, multifunzione, che possiamo programmare in diverse modalità a seconda dell'utilizzo, e lo andiamo a questo punto a dedicare a diverse funzioni, più un modulo dimmer, come dice giustamente la parola, utilizzato per comandare tutto ciò che è dimmerabile. Grazie al modulo relè multifunzione possiamo andare a comandare delle prese comandate, possiamo andare ad azionare una ventilazione forzata, delle serrature elettriche, quindi comandi anche a 12 volt, in quanto il nostro relay in realtà sfrutta un contatto pulito. Possiamo comandare fino a, diciamo, attuatori fino a 2000 watt, quindi come vedete anche valori molto importanti, fino ad arrivare ad applicazioni dove grazie alle funzioni di temporizzazione possiamo andare ad utilizzare magari timer, luci scala, oppure nel caso del modulo dimmer anche andare a dimmerare delle app. Una funzione a mio avviso molto importante per quanto riguarda il modulo dimmer è un modulo che può funzionare anche come semplice on-off.
Immaginiamo di dover fare una ristrutturazione di un alloggio, di un appartamento, di una struttura, non ci sono ancora arrivate le lampade dimmerabili, nel frattempo riutilizziamo magari quelle esistenti, facendogli comunque l'accensione e lo spegnimento della nostra lampada. Cambiamo la lampada, mettiamo quella dimmerabile, dopodiché è sufficiente normalmente entrare in programmazione, lo si trasforma in dimmer e possiamo riutilizzarlo. Oltretutto, anche a livello di dimmer, possiamo utilizzarlo come dimmer temporizzato. Possiamo andargli a impostare dei livelli minimi di dimmeraggio al di sotto del quale non può andare perché magari insomma, ci sarebbe il flickeraggio della lampada. Per quanto riguarda invece i moduli dedicati alle automazioni, principalmente utilizziamo due modulini. Un modulo dedicato MAU, modulo automazione, e un modulino, come avevo anticipato in precedenza, che permette appunto di aprire e chiudere un cancello, un'automazione, aprire e partire. Parzialmente, quindi parzializzare, ma mi permette anche di vedere se effettivamente ho aperto l'automazione. Questo dato è disponibile se effettivamente è presente il comando di stato all'uscita della centralina. Quindi siamo compatibili con tutte le centraline dove c'è un comando analogico. Possiamo utilizzare però anche la remote funzione. Se programmato in modalità impulsiva, è un contatto che si chiude per mezzo secondo, a questo punto possiamo collegarlo a tutto ciò che ci serve. Possiamo andare ad azionare cancelli a battente, cancelli scorrevoli, possiamo andare ad azionare porte garage, ossia tutte quelle automazioni che o richiedono un comando col MAU oppure un semplice comando impulsivo. Perfetto. Per quanto riguarda l'integrazione, comunque con YOKIS è costante, quindi un'evoluzione che vi suggerisco di rimanere in contatto con i nostri funzionari commerciali perché le integrazioni sono molto veloci e ci sono novità in ogni momento. Grazie a un monitor, lo Monitor Max, che è un dispositivo a 7 pollici touch, che noi utilizziamo prevalentemente nei sistemi videocitofonici IP, ci permette di integrare all'interno di questo monitor, oltre alle classiche funzioni videocitofoniche, mi permette di integrare, grazie a una telecamera, dare anche l'intercomunicante fra dispositivi interni anche a livello video, funzioni rubrica, post-it, segreteria videocitofonica, remotizzare la chiamata, ma in più anche il plus è quello di avere delle applicazioni preinstallate. Essendo un home monitor, quindi un dispositivo che mi permette di gestire anche la propria casa, avremo delle applicazioni dedicate alla videosorveglianza, all'antintrusione, ma soprattutto che cosa? Abbiamo già installata l'applicazione Hino, quell'applicazione dedicata all'utente finale che permette appunto di dargli la possibilità di gestire la propria casa, ogni singolo attuatore, ogni singola stanza. Quindi come se fosse direttamente da smartphone, ma in realtà è direttamente un dispositivo presente nella propria abitazione. Quindi chiaramente sottolineo il fatto che l'applicazione da remoto richiede l'utilizzo di quel dispositivo che vi ho accennato prima, che è lo YOKIS Hub. In più però questo Monitor Max ha integrato un telecomando radio YOKIS, quindi se non vogliamo o non abbiamo la possibilità di utilizzare i dati, abbiamo a bordo 8 pulsanti touch che possono essere 8 canali radio. Quando parlo di canali radio, parlo di comandi che possono essere per un singolo attuatore, oppure per una centralizzazione, oppure per programmare fino a 4 comandi scenari. Posso personalizzarlo anche dal punto di vista estetico, quindi con l'icona, dargli una nomina in modo da dare la possibilità a noi, all'utente finale, di cliccare sull'icona telecomando e quindi sfruttare direttamente il bus radio YOKIS. Lo smart home, quindi per quanto riguarda YOKIS, la termoregolazione ormai da qualche mese è entrata a catalogo, che cosa? Il nostro termostato radio, il Termarp. È un dispositivo dotato di un display touch molto chiaro, da 5 pollici 2, con retroilluminazione bianca, quindi dati molto visibili. I plus principali quali sono? Il fatto di essere alimentato a batterie, sono due. Non è necessario pertanto che cosa? Portare i due fili di alimentazione, ma allo stesso modo è un dispositivo d'appoggio parete, non è necessario inserire una scatola da incasso. Molto slim, molto fine, gradevole, di colore bianco, quindi diciamo che non stona in nessuna parte dell'abitazione, in qualunque tipo di abitazione. A bordo ha un relè a contatto pulito 250 volt 5 A che mi permette quindi di comandare direttamente la caldaia. Il plus lo sfruttiamo grazie a cosa? Al fatto che a bordo anche lui ha un radiocomando YOKI.
Quindi permette di inviare dei comandi radio a dei moduli associati, grazie a che cosa? Alla portante radio Yokis da 2,4 GHz. Completa l'offerta del cronotermostato Thermar per il fatto di poterlo gestire non solo da comandi touch, ma anche direttamente da applicazione mobile. Quindi abbiamo l'applicazione che ci permette in maniera chiara, semplice, di vedere la temperatura impostata, la temperatura rilevata, una schedulazione giornaliera con i vari set point di temperatura e la possibilità di variare in ogni momento la modalità di funzionamento da automatico a manuale. Rientriamo prima a casa, vogliamo cambiare la schedulazione, è sufficientemente sufficiente premere il pulsante marina, interromperla e dirgli ok, per 2 ore porta la temperatura a 23 gradi. Superate le 2 ore, torna automaticamente alla schedulazione precedente. Visualizza quelli che sono i dati più importanti, essenziali, tra cui il giorno della settimana, la temperatura dell'ambiente, la programmazione giornaliera, l'indicatore di stato che mi dice se la caldaia è accesa e infine chiaramente l'ora e i minuti. Quindi le informazioni semplici da utilizzare e soprattutto da consultare. A livello di funzionamento può funzionare come un comune cronotermostato in modalità standalone, grazie che cosa? Sfruttando il contatto pulito del relè a bordo. Quindi lo possiamo utilizzare anche, diciamo, al di fuori dell'ecosistema Yokis. Dove sfruttiamo pienamente le sue caratteristiche, invece dov'è? Nella modalità radio, ad esempio, non possiamo tirare due cavi che vanno dalla caldaia fino al mio cronotermostato, perché l'abbiamo posizionato magari nel soggiorno in una zona che non possiamo fare tracce nel muro, canaline esterne o quant'altro, lo possiamo associare a un relè multifunzione Yokis, in questo caso battezzato come relè caldaia, e a questo punto l'azionamento, il comando radio, arriva al mio relè Yokis, il ricevitore, che andrà ad accendere e spegnere la caldaia in base alla mia schedulazione. Oltre a farlo quindi da comando locale, inserendo New Yokis Hub, diamo la possibilità al nostro utente finale di variare tutte le impostazioni, come dicevo prima, anche direttamente da applicazione Yokis. Possiamo utilizzare in un unico impianto fino a 6 cronotermostati. Quindi avremo cronotermostati di zona fino a 6 zone in impianto. L'integrazione è proseguita anche nell'ambiente di videosorveglianza per dare maggiore sicurezza. Questo grazie a che cosa? Integrando le telecamere della gamma Smart. Sono telecamere IP, 2 megapixel, interamente Wi-Fi. Queste telecamere, come sapete, magari se ci conoscete, funzionavano grazie all'applicazione WStream, che è l'applicazione che mi permette di creare un account, come ormai tutte le applicazioni, gratuita, sottolineo il fatto, mi permette di acquisire tramite codice QR la telecamerina e direttamente averla integrata all'interno dell'applicazione. E l'applicazione WStream che è integrata in realtà nel mondo INO. Prendo l'applicazione INO nella schermata Home, dal menu in alto a sinistra, si aprirà un menu che mi darà la possibilità di personalizzare la mia installazione. Abbiamo aggiunto due menu che mi permettono di integrare delle telecamere cloud, andremo a inserire le credenziali dell'account precedentemente creato e automaticamente integreremo nella pagina home dell'applicazione Yokis INO tutte le mie telecamere di videosorveglianza. Ma l'integrazione non è solo a livello di visualizzazione, avremo la possibilità anche di gestire queste telecamere con le principali funzioni. Tutte le telecamere smart a bordo hanno un microfono e un altoparlante, quindi potremo andare ad attivare singolarmente in maniera indiscriminata o il microfono e altoparlante. Avremo la possibilità di fare uno snapshot, quindi uno screen saver dell'immagine in quel momento. Se la telecamera fosse anche dotata di pane tilt, quindi di movimento e di brandeggio, potremmo andare a brandeggiarla liberamente. Ci permette anche l'applicazione di fare download delle registrazioni, di avere uno storico degli eventi, quindi possiamo anche attivare quindi che cosa? La ricezione delle notifiche push. In questa maniera abbiamo la possibilità quindi di gestire da unica applicazione anche il mondo della videosorveglianza. L'integrazione continua per quanto riguarda Yokis anche a livello dell'antintrusione. Non so, Pietro, sì. A te è capitato qualche caso particolare di interesse? Sì, volevo appunto fare un esempio. Abbiamo visto quante cose possiamo fare con Yokis e volevo fare un esempio che mi è capitato e che va un po' oltre quello che
solito, perché solitamente viene visto magari dei più per gestire luci e tapparelle. Un esempio che mi viene in mente è quello di un'apertura di un cancello. E se pensiamo ad esempio a una strada trafficata, dove appunto c'è posizionato un cancello telecomandato. Chiaramente sappiamo che il telecomando lo può aprire solamente ad alcune decine di metri. E quindi mettendo anche magari a rischio, pensiamo alla madre con i figli in macchina che stanno transitando su questa strada molto trafficata e si trovano bloccati, bloccano il traffico, rischio di essere tamponati, eccetera. Quindi possiamo integrare al cancello appunto il nostro sistema IOKIS. Quindi tramite l'applicazione dal telefonino posso, ad esempio, anche un chilometro prima o dove voglio, dico OK Google, apri il cancello. Quindi quando la mamma con i bambini arriverà lì con la macchina, il cancello sarà già aperto e così si svincola dal traffico immediatamente. Ecco, quindi volevo fare questo esempio perché è uno dei tanti esempi che si potrebbero fare, ma questo proprio riguarda quella che è la sicurezza anche della famiglia. Ecco. Niente, ti ripasso la parola. Grazie. Grazie, grazie a te Pietro, direi che è un esempio molto pertinente, quindi che abbraccia sia per quanto riguarda la sicurezza che l'integrazione con sistemi, in questo caso piattaforme di terze parti. Ok, proseguendo un attimino la carrellata iniziale per quanto riguarda l'integrazione, andiamo a vedere per cosa abbiamo fatto in ambienti di antintrusione, quindi di sicurezza. Abbiamo praticamente integrato che cosa? Una centrale Zeno. Magari molti di voi hanno anche avuto modo di installarla, di utilizzare, di apprezzarne le qualità. Per chi non la conoscesse, insomma, riassumo brevemente i plus di questa centrale. È una centrale antintrusione wireless con un doppio comunicatore, quindi un doppio vettore, quindi 4G con la possibilità di inserire una SIM oppure un vettore IP. Grazie alla porta LAN lo possiamo collegare a un routerino e quindi sfruttare la connessione dati magari di un router o una linea. Può essere gestita liberamente dall'applicazione MyZeno, okay, che è disponibile sia in ambiente Android che iOS, ripeto, anche questa gratuita, tutte le applicazioni Urmet sono gratuite. Possiamo gestire e configurare la centrale anche direttamente da PC, quindi non solo da tastiera a bordo della centrale, ma anche direttamente da PC. Come idem anche la gestione dell'impianto, quindi la possiamo fare liberamente in modalità mobile da portale oppure direttamente da un portale web. Possiamo integrare fino a 50 dispositivi, 868 MHz, e questo ci permette di cosa? Di avere una portata molto ampia, fino a 2 km in campo aperto, in aria libera. Ha una sirena a bordo integrata, più dei contatti puliti in uscita per collegare anche una sirena wireless, no, scusate, una sirena sia wireless esterna che finale. Menu di programmazione a display direttamente oltre che da pagina. È una centrale che grazie ai suoi 50 dispositivi è una centrale che può essere adatta per installazioni che vanno dal piccolo esercizio commerciale all'appartamento, case indipendenti, abitazioni, ville, ecco, insomma, oppure anche per l'utilizzo laddove non abbiamo connessione dati, grazie al comunicatore 4G, immaginiamo seconde case, garage, ponteggi, insomma, tutte quelle campi applicativi dove ci interessa una centrale estremamente versatile. L'applicazione, anche lì partiamo dall'applicazione dedicata, la MyZeno, ci richiede di creare un account, ci richiede di acquisire una centrale, inserendo che cosa? Un unico dato, il MAC address. Il MAC address è quel dato che troviamo all'interno della centrale o su un'etichettina adesiva MOS attaccata all'esterno della centrale stessa. Una volta fatto ciò, ho la possibilità di gestire interamente la mia centrale, di parametrizzarla fino a 3 zone, fare attivazione e disattivazione totale, con la possibilità di ricevere e di vedere lo stato di un singolo attuatore. Una volta fatto ciò, per integrarla all'interno dell'applicazione, andremo nel menu come abbiamo fatto in precedenza, con la parte di videosorveglianza, andiamo a cliccare nella mia installazione. Andiamo ad aggiungere un dispositivo, che in questo caso è una centrale antintrusione, inseriamo le credenziali dell'account che abbiamo creato e automaticamente nella pagina anche qui di home
della mia applicazione Yokis Ino, abbiamo integrato la centrale anti-intrusione. Anche qui possiamo integrarne più di una, quindi nel caso in cui abbiamo abitazione al mare in montagna, possiamo gestire più centrali Zeno. Anche qua da applicazione abbiamo la possibilità di attivare e disattivare l'impianto, di decidere quali notifiche ricevere, ad esempio a seguito di attivazione dell'allarme o altro, e abbiamo la visualizzazione chiara e immediata dello stato di impianto. Quindi cliccando su iconcina mi verrà visualizzato direttamente come è stato fatto l'impianto, le tre zone gestibili, con la colorazione rossa, ok, zona attivata, con la colorazione grigia, zona non attivata. Quindi immediatamente l'informazione di stato. Ricordo che siamo compatibili con i due principali assistenti vocali in commercio, che sono Alexa di Amazon e il Google Home di Google. Tutti i comandi, quindi, che noi ormai lanciavamo attraverso il cellulare, li possiamo lanciare, come ha fatto anche l'esempio prima Pietro, direttamente col comando vocale. Quindi dicendo ok Google o Alexa, accendi luce salotto, andiamo a gestire la parte di illuminazione. Possiamo andare a gestire anche il cronotermostato, quindi dicendo ok Google oppure Alexa, aumenta la temperatura di cucina di 2 gradi, automaticamente verrà inviato il comando. In questa maniera possiamo gestire quindi tapparelle, le luci, lanciare degli scenari domotici, quindi l'integrazione ormai praticamente sta proseguendo per dare la possibilità di integrare il più possibile gli Yokis con queste piattaforme. A questo punto entriamo un attimino nel vivo di questo webinar, quindi il motivo del focus principale. Cos'è? Il modulo di controllo carichi. È un modulino che abbiamo anticipato che mi permette che cosa? Di gestire l'assorbimento all'interno della mia abitazione. È un modulino, quello che vedete qua in basso, nuovo, dotato di display, dei 4 tasti di funzione, che mi permette di gestire dei carichi elettrici in modo da impedire che magari un superamento di soglia da parte di più attuatori, più elettrodomestici inseriti, provochi il distacco del contatore generale. Automaticamente lui verrà di inserire dei carichi e darà la possibilità all'utente finale di gestire tutto anche da applicazione mobile. Sì, Pietro? Cosa ti ho anticipato? Sì, a questo punto lancerei un sondaggio. Ok. Vediamo un attimino. Okay. Certo. Ecco. In che modo può funzionare il modulo di controllo carichi? Stand alone o con app, solo stand alone, solo con app, con cavo bus dedicato. Ecco, anche adesso diamo alcuni secondi di tempo per rispondere. Chiaramente questa volta c'è una risposta giusta, e solo una. E quindi ancora qualche secondo. Ecco. Okay. Ecco, Giorgio, a che punto siamo? Io direi che la maggior parte ha già finito di votare. Perfetto, ok. Ecco, benissimo, giusto. La risposta giusta è la A, stand alone e con app. Quindi il 95% ha risposto esattamente. Ecco, adesso continuando con le slide capiremo meglio il perché e il funzionamento di questo sistema. Ok, perfetto. Grazie a te. Grazie Pietro. Quindi praticamente spiegheremo il perché la risposta corretta era la prima, anche perché, come diciamo, vedete anche da questa slide, il nostro utente finale, se il sistema di controllo carichi è inserito in un impianto Yokis, dove è presente anche il mio Yokis Hub, potrà gestire in autonomia il proprio impianto. Grazie a un'icona molto chiara, vedrà immediatamente la soglia che è impostato come soglia massima di consumo e soprattutto vedrà in real time il consumo in quello istantaneo. Vediamo un attimino. Ok. Il sistema di controllo carichi funziona in maniera veramente semplice. È un modulino, ok, che dà la possibilità, che cosa? Di definire più carichi, ma con la stessa priorità. Possiamo avere fino a un massimo di 8 priorità, quindi priorità 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino a 8, dove 8 è la priorità più bassa. Quindi sarà il primo carico eventualmente a essere staccato in caso di superamento. La priorità 1 invece sarà l'ultimo carico a essere sganciato.
Lo sgancio, quindi l'attivazione o la disattivazione del carico, avviene attraverso che cosa? Attraverso i moduli MTR2000. Sono i relay multifunzione che in questo caso, come abbiamo fatto in precedenza, andremo a specializzarli per gestione carichi e il comando verrà inviato via radio, quindi non è necessario alcun tipo di bus, quindi chi ha dato quella come risposta non era corretta, in quanto la comunicazione tra il modulino che gestisce il carico e la centralina di controllo carichi avviene esclusivamente via radio. Questa centralina, questo MDC 3000, può essere gestito, quindi programmato direttamente l'applicazione Yokis Pro, oppure anche semplicemente direttamente dai tasti locali, grazie al display. Quindi andiamo effettivamente a programmarlo e vediamo cosa stiamo facendo. Può essere gestito da remoto se è presente un Yokis Hub e alla fine il controllo carichi quali sono i parametri da poter gestire. Deve darmi la possibilità di gestire alla fine tre dati, i principali, quelli più importanti, che sono la soglia di intervento, okay, che può essere programmata da un minimo di 0,8 kW o un massimo di 7 kW. Quindi entro questo range andiamo a impostarlo e sarà la mia soglia di intervento. Altri due parametri che possiamo andare a impostare sarebbe il ritardo di rilascio del primo carico. Cosa significa? Lo vedremo dopo insieme, che è un parametro impostabile in secondi che va da un minimo di 10 secondi fino a 9900. Quindi sarebbe dopo quanto tempo che è stata superata la soglia impostata che deve iniziare lo sgancio dei carichi. Al contempo possiamo andare anche a impostare un secondo parametro che è il ripristino del carico. Anche qua è impostabile tra 10 e 9999 secondi, che significa una volta raggiunto, quindi discesi al di sotto della soglia di intervento, dopo quanto tempo devo cominciare a inserire i carichi e automaticamente imposto i secondi. La condizione di allarme, quindi il superamento della soglia, quando avviene, abbiamo anche una segnalazione visiva direttamente sul modulino grazie a un LED rosso lampeggiante, quindi anche direttamente dall'abitazione riusciamo a monitorarlo. Il modulino, qua lo vediamo ingrandito, MDR 3300 MRP, quindi modulare, dimensione due moduli DIN, quindi molto piccolino, una temperatura di funzionamento che va da meno 10 a 45 gradi, quindi anche copre un grande campo di applicazione, e come vedete ha quattro tasti di funzione molto semplici e poi dopodiché i morsetti necessari per il collegamento che li facciamo vedere immediatamente. Anche lui viene alimentato a 230 volt, quindi a livello di cablaggio il collegamento è molto semplice. Chiaramente consiglieremo di metterlo direttamente a valle del contatore, in modo da dare la possibilità di gestire tutto ciò che ci interessa a livello di elettrodomestici e di carichi. Possiamo utilizzare come relay radio sia la modalità di incasso, sia quelli modulari, quindi quelli in versione DIN. Anche loro molto piccolini, un modulo DIN. In questo caso praticamente sarà direttamente il mio modulo radio che andrà a sganciare il carico a seguito di comando ricevuto dalla centralina. Quindi in base a quanto impostato andremo a sganciare i carichi in maniera insomma sequenziale. Vediamo un attimino. Come vi dicevo, diciamo, questo modulino lo possiamo programmare anche direttamente, se usato in modalità standalone, direttamente in modalità standalone, anche direttamente dal modulino stesso a un display. Questo display cosa mi permette di fare? L'associazione fra la centralina e il mio modulo relay. Quindi andremo ad aggiungere direttamente ogni modulino che deve essere poi dopo azionato, effettuando una scansione come avviene normalmente attraverso la YoKey, e andiamo praticamente ad aggiungere tutti i relay che vogliamo andare a comandare. All'interno del menu mi permette che cosa di impostare anche qua direttamente il set point, quindi la soglia di intervento, entro quanto tempo deve agire ed entro quanto tempo deve ripristinare il carico. Quindi come vedete in maniera molto molto semplice. Altro parametro liberamente impostabile direttamente da menu è la priorità. Quindi andiamo ad impostare modulino per modulino la priorità. Ricordo che ci sono 8 priorità e possiamo impostare più carico con la stessa priorità, quindi liberamente. Qua abbiamo voluto inserire praticamente un grafico molto semplice dove abbiamo inserito la potenza, ok, abbiamo il tempo e praticamente dove impostiamo il primo parametro che è quello di set point, che il set point ricordo che è la soglia di intervento. Superato tale valore automaticamente
la mia centralina comincia a staccare i carichi. Ma in che modo? Dopo quanto tempo? Ok, comincia a staccare i carichi dopo il parametro del tempo di preallarme, il Tion. Quindi questo parametro che è imposto da 10 a 9999 secondi, scusate, dico ok, lo imposto a 10 secondi, se la soglia viene superata per più di 10 secondi, automaticamente comincia a staccare dei carichi. Il T-off, ok, che è il tempo oltre il quale dopo il distacco del carico deve riavvenire il riattacco del carico, ossia dopo quanto tempo il carico viene reinserito. Una cosa da sapere, molto importante, ve l'ho già accennata prima, a superamento di soglia del carico, il mio display comincia a lampeggiare, mi visualizza effettivamente il superamento del carico, e comincia a distaccare i vari carichi, tutto ciò che è collegato quindi ai miei moduli relay, uno ogni 5 secondi, fino a quando la potenza totale assorbita dal sistema scende al di sotto del set point che io ho precedentemente impostato. Questa programmazione dà la possibilità, quindi, dicevamo, all'utente finale di poter vedere in tempo reale la soglia che abbiamo impostata, eventualmente variarla, vedere il consumo e poter anche a questo punto lui stesso gestire delle priorità, quindi magari vedendo grazie anche a dei grafici l'andamento dei consumi poterlo personalizzare anche dopo un secondo istante, dopo la prima programmazione che abbiamo effettuato, quindi ottimizzarlo in corso d'opera in maniera molto semplice. Ma io direi che molto spesso ce lo chiedevano, ma come si programmano questi moduli? Ok, è una domanda che ci fanno in molti, sembra una cosa complicata, in realtà cosa ci serve? Per programmare un modulo YoKeys ci serve un tablet, alla fine. Ci occorre una chiavetta radio, una YoKey, che prenderà alimentazione direttamente dal mio tablet Android. Quindi l'unico vincolo è quello di avere un tablet da 10 pollici Android. Andremo a installare l'applicazione YoKeys Pro, ok? Dopodiché cosa ci permette di fare? Ci permette di gestire, quindi di creare un progetto, acquisire in un'autonomia tutti i vari moduli di radio, programmarli in maniera dettagliata sì, insieme ai propri telecomandi, creare un bus radio, quindi mettere in comunicazione un singolo modulo uno con l'altro e infine di realizzare delle centralizzazioni degli scenari. Ricordo che una volta che l'installatore, quindi voi installatori, avete fatto la programmazione, tutto questo automaticamente viene memorizzato sull'impianto e se viene gestito da remoto il nostro cliente finale se lo ritrova direttamente anche sul proprio smartphone. Vediamo un attimino un paio di slide in cui mostreremo come viene creato un progetto, ok? In maniera molto semplice, accedendo all'applicazione YoKeys Pro ci dà la possibilità di disegnare fisicamente i nostri vani, ma non c'è bisogno di squadrette o chissà cosa, semplicemente disegnando col proprio dito come se fosse una penna, andiamo a disegnare il vano 1, vano 2, la stanza, la cucina, il soggiorno, gli diamo il nome, dopodiché andiamo che cosa? Ad acquisire i moduli radio e andiamo a posizionarli all'interno delle stanze come viene indicato in questa slide. Ogni cerchiolino ha un'icona che identifica automaticamente se il modulino è un modulino dedicato alle luci, alle tapparelle, al controllo carichi, piuttosto che alla gestione della caldaia. Una volta inseriti all'interno del mio progetto, abbiamo la possibilità di configurarli, quindi facendo un tap direttamente su una di queste icone, una qualunque, possiamo entrare in programmazione, automaticamente mi visualizzerà la parte di menu dedicata a questo modulino, in questo caso io ho cliccato dove? Sulla centralina. Questa centralina mi visualizza immediatamente un breve riassunto di tutto ciò che è associato e mi dà la possibilità di gestirmi delle priorità, e gestire anche le configurazioni, quindi chi fa cosa. Vediamo un esempio di configurazioni che possibili attraverso il mio modulo di controllo carichi. Così come avviene direttamente dai tasti a bordo, abbiamo la possibilità di gestire anche qua, impostare la soglia di distacco, il tempo di intervento e il tempo di ripristino. In maniera molto semplice. Allo stesso modo, anche qua avviene la gestione delle priorità, quindi noi possiamo andare a dire modulo per modulo la priorità che deve avere prima di essere staccato e quindi ripristinato. Così come avviene per il distacco, che avviene in modalità meno importante, quindi 8, 7, 6, il riattacco avviene sempre in modalità 1, 2, 3, 4, quindi i carichi più importanti sono quelli che verranno ripristinati.
L'applicazione mi permette anche che cosa? Di creare automaticamente il bus radio, quindi con in maniera un semplice comando di creazione automatica, tutti i moduli di radio verranno uniti da un bus virtuale bidirezionale, quindi comunicazione, ed è proprio questa, grazie a questa comunicazione bidirezionale, che avviene il rilancio tra un modulo e l'altro di ogni comando. Quindi anche i comandi lanciati a grandi distanze, purché ci sia il bus radio, vengono praticamente raggiunti dal dispositivo. Il vantaggio dell'applicazione, quindi Yokis Pro, quindi dedicata al professionista, qual è? È quella che mi permette di creare scenari domotici liberamente, di realizzare delle centralizzazioni e di programmare i telecomandi. Quindi in maniera molto semplice, con un'unica applicazione abbiamo la programmazione intera della nostra casa domotica. Quindi direi che insomma ci permette di fare tante cose. Come si realizza un impianto connesso? Quindi voglio ricordarlo che se noi vogliamo dare la possibilità al nostro utente finale di gestire l'impianto da remoto, occorre installare un Yokis Hub. Yokis Hub cos'è? Un'interfaccia, un gateway, quindi un web server che permette la comunicazione tra i moduli radio, grazie all'antennina che è a bordo, e il mondo Ethernet, grazie alla presa LAN che collegheremo al router di casa. Effettuando questo collegamento e l'opportuna associazione col progetto, daremo la possibilità al nostro utente finale di gestire in autonomia la propria abitazione, ma sia in locale, ok, magari lui comodamente seduto sul divano, non c'è bisogno di prendere un telecomando, di alzarsi, ma direttamente dal proprio cellulare può comandare. Ma allo stesso modo, anche siamo in vacanza, vogliamo attivare degli scenari di simulazione presenza o di gestione, lo possiamo fare liberamente. In più, anche come utente finale, oltre a usufruire di tutte le programmazioni fatte dall'installatore, può personalizzarsele ulteriormente. Quindi, da un'unica app, l'utente finale avrà la gestione delle telecamere, del sistema di antintrusione, del riscaldamento, ossia termoregolazione, avrà la possibilità di gestire e di vedere lo stato di ogni singolo attuatore, comandare tapparelle, luci, quindi vedere immediatamente con chiara iconica scura se l'attuatore è aperto, chiuso, acceso, spento. O programmare delle schedulazioni e vedere quanto manca all'attuazione di una schedulazione. Può gestire anche quindi delle centralizzazioni, può gestire singolarmente in istanza per avere le stanze principali in primo piano e infine gestire direttamente i scenari domotici, quindi oltre ad averli impostati come schedulazione anche averli direttamente come tasto virtuale touch sul nostro cellulare. Per quanto riguarda la documentazione, quindi le principali informazioni per quanto riguarda non solo Yokis ma per il catalogo Urmet generale, nel nostro caso ci interesserà Yokis, abbiamo la possibilità di consultare il catalogo generale. Abbiamo anche però la possibilità di reperire le principali informazioni che ci interessano anche direttamente dal promo magazine, quindi oltre a riportare le informazioni commerciali, riporta le principali funzioni sia per quanto riguardano i prodotti Yokis, sia per quanto riguarda quelle integrabili tipo le telecamere smart, dell'antintrusione. Laddove troviamo tutto invece è nel nuovo catalogo Yokis 2021, quindi dove possiamo reperire un po' di tutto. Sì Pietro, sì, dimmi. Sì, niente, appunto come dicevi tu poco fa, sì, è da poco stato distribuito il nuovo catalogo generale Urmet 2021 e a breve sarà disponibile anche questo che vedete nella slide e qui troverete tutte le funzionalità dei nostri prodotti per quanto riguarda il residenziale e il terziario. E approfitterei a questo punto per rispondere a due delle tante domande che ci sono state fatte. Ci sono arrivate un po' di domande, perfetto. Sì, e allora la prima domanda che sì, ne sono state fatte parecchie, io ne prendo due per questioni di tempo e ci chiedono perché scegliere il modulo radio rispetto al tradizionale filare. Beh, diciamo, prima cosa da dire è che il modulo definito radio in realtà ha una funzione promiscua, quindi lo possiamo utilizzare come un normalissimo filare. Il modulo radio però ci permette anche in un secondo momento, quindi non è detto di farlo subito, di remotizzare i comandi sul telefonino, quindi fare tutte le cose che abbiamo visto fino adesso.
cosa che il modulo finale non ci permette di fare. Quindi, secondo me, il consiglio da dare al cliente finale è che investi un po' di più adesso, perché un domani puoi fare qualcosa che magari oggi non ti serve, ma più avanti, magari andando avanti anche con l'età, avere questa disposizione, sì, avere a disposizione questi mezzi dal telefonino senza dover rifare tutto l'impianto, è sicuramente una cosa vantaggiosa, anche perché costa comunque poco di più. Seconda domanda, ci chiedono: è sicuro il vostro sistema radio? Allora, sì, è sicuro, perché non utilizza il protocollo Wi-Fi. Quindi il nostro è un sistema proprietario che ha un segnale radio dedicato. Quindi non ci sarebbe interferenze con gli altri dispositivi Wi-Fi che molto probabilmente ci sono in ogni casa. Ecco, queste le due domande. Poi ci sarebbero altre interessanti domande, ma non, sì, per questione di tempo risponderemo, come dicevi tu all'inizio, in separata sede. Ecco, quindi ti ripasso la parola, Giorgio. Ok, grazie Pietro. Quindi vedo che effettivamente ci sono arrivate molte domande, alcune siamo riusciti a rispondere attraverso la chat, alcune sono state prese giustamente da Pietro perché erano magari di interesse, quindi era carino anche, insomma, divulgarle un po' a tutti, e le altre, tutto ciò che non siamo riusciti a rispondere, risponderemo in maniera diretta nei giorni successivi. Direi che siamo arrivati praticamente al termine di questo webinar. Siamo rimasti nei tempi prestabiliti, quindi per dare la possibilità a ognuno di recarsi, magari se non è ancora arrivato alla propria abitazione, di comunque di interrompere un attimino l'attività lavorativa. Vi ricordo il prossimo webinar che sarà il 14 di aprile, sempre alle 17:30. Parleremo di controllo accessi, quindi nelle diverse applicazioni, in particolare del sistema BF. Prima di chiudere, vi ricordo ancora che per chi non l'avesse fatto e interessato, troverà la presentazione più alta documentazione, magari molto utile, direttamente dall'area documenti perché è collegata da PC e dall'area iconcina del foglietto perché è collegata da smartphone. E niente, vi ringrazio ancora per l'attenzione, ringrazio anche Pietro per avermi accompagnato in questo percorso. Grazie a tutti, E grazie grazie, vi ricordo ancora che riceverete anche per il prossimo webinar, l'invito via mail o direttamente dalla nostra area commerciale. Vi ringrazio ancora della partecipazione, arrivederci e un saluto a tutti. a te. Buona serata. Buona serata a tutti.